Oggi un'iniziativa Villa Umbra estremamente importante per risottolineare quelli che sono i principi di collaborazione, sussidiarietà e lavoro in comune tra l'ente pubblico e l'impresa sociale e un approfondimento di cui c'è sempre tanto bisogno su quelle che sono le procedure da adottare. In una normativa che il più delle volte mette in grave difficoltà e a disagio gli addetti ai lavori, i dipendenti pubblici, i nostri dirigenti dei comuni, nel procedere all'affidamento o concessione di servizi sociali. Io spero che alla fine di questa giornata, oltre che aver chiarito dal punto di vista proprio legale, nel rispetto del codice degli appalti, le giuste procedure, io penso che la cosa più importante, anche come è sottolineato dal protocollo sottoscritto tra l'ANCI e l'Alleanza delle cooperative e imprese sociali, sia quello di riscrivere una procedura diversa per quanto riguarda l'individuazione dei bisogni e le risposte da dare, che debbano essere concertate tra il pubblico ed il privato, che pur essendo sicuramente due soggetti di natura giuridica diversa, ma hanno come unico scopo ed obiettivo quello di garantire un ottimo livello di risposte ai cittadini come servizi sociali.